Allora, carissimi e carissime, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Io non mi sono ancora reso conto che il video è iniziato, sto andando come se non ci fosse niente da fare, così con sa. Che dite? Come va la vita? Allora, siccome qui la situazione è quella che è, cioè il caldo continua ad aumentare, la fame continua ad aumentare, girovagando un po' per il web, per YouTube, diciamo, mi sono imbattuto. Allora, mi metto un po' più indietro, perché l'altra volta Angela mi ha detto: perché non ti metti un po' più dietro che c'è più luce? Angela, adesso faremo questo tentativo. Sono molto lontano da voi, per cui non so se la mia voce arriverà, lo scoprirò alla fine di questo pezzettino. Allora, che cosa succede? Che girovagando per YouTube, nel canale del mio carissimo e purtroppo virtuale per il momento, ma prima o poi lo conoscerò, Riccardino del canale True Colors, mi sono imbattuto in questo tag meraviglioso, il Pizza Tag, che tra l'altro ho visto che ha iniziato ad andare anche un po' in giro. Quindi, siccome io all'inizio avevo captato la potenzialità di questo tag, perché finalmente si parla di pizza, dice, siccome te ne mangi poca e c'è poco a che fare, adesso ne parliamo anche. Questo video è stato fatto in collaboration, non mia, ma di True Colors, con il mondo di Crafty Mary. Capito? Sì? Ecco, io no, però è stato fatto con lei. Quindi metterò i loro due canali qui sotto. Allora, sono 10 domande e si parla finalmente di pizza. Dice Luca, ma tu non aspettavi altro? Sì, probabilmente, perché non si può, non si rinuncia mai alla pizza. Cioè, la pizza è una di quelle cose sacrosante sulle quali pochi hanno da ridire, e quelli che hanno da ridire sulla pizza sono delle brutte persone, questo è chiaro. Quindi io partirei con la prima domanda, first questions, Lever, che ci chiede a tutti noi, insomma, qua c'ho le varie domandine scritte: pizza da asporto o in pizzeria? Ragazzi, allora, qualche tempo fa avrei risposto. No, qui si schiatta, qua ci lascio le penne. Qualche tempo fa avrei risposto in pizzeria, perché mi piace l'idea, no? Dei momenti di aggregazione, la pizzeria, la tavola in generale, il cibo in generale, è un momento aggregante molto importante. Ecco perché chi sta a dieta, quando sta dietro, almeno io quando sono a dieta, non generalizziamo, vivo male proprio il momento sociale, cioè vivo male l'uscita, vivo male l'incontro con gli altri, perché quasi sempre nell'incontro con gli altri c'è di mezzo il cibo. E quindi doversi privare del cibo, dicendo magari anche no, sono a dieta adesso, ci rende automaticamente non solo antipatici agli altri, che possono anche capire, ma soprattutto mi rendo antipatico a me. E questa è una cosa che non posso sostenere. Quindi avrei detto in pizzeria, perché il momento di aggregazione è un momento importante. Tuttavia, attraversando io in questo momento una fase di enorme misantropia, per cui il contatto con l'altro mi causa una sudorazione accentuata, che voi capite bene che già su questo quadro va a creare una melma di quelle impressionanti, io vi dico pizza da asporto. A casa, dove tu magari sei uno, ma ne puoi ordinare due perché tanto nessuno lo saprà mai, e quindi un pezzo di qua, un pezzo di là, e poi ti guardi qualcosa, e poi c'è Netflix, e poi ti alzi, fai una pausa, non lo so, ecco, vai al piano di sopra e dici, ma mo riscendo e ne prendo un'altra fetta. Quindi, per la libertà che concede l'appartamento, io rispondo pizza da asporto. 4 minuti, cioè, non so se. Adesso andremo un po' più rapidi. Domanda numero 2: che tipo di farina preferisci per la pizza? Allora, ragazzi, qua non sono assolutamente ferrato, nel senso che nella mia testa di tardone, no? Cioè, io proprio provengo da un'altra epoca, quando i termometri erano a mercurio, la farina bianca era la farina di tutti e lo zucchero di canna quasi non si poteva pronunciare perché venivi associato ad uno spaccio di stupefacenti. Io non ho idea di quante farine esistano per fare la pizza, né tantomeno mi interessa. Quindi io vi dico
Farina 00, la farina, ecco. Poi chiaramente adesso ci sono, no, tutti sti ritrovati assurdi. Una però delle farine che mi incuriosisce di più, ma se non altro per il colore, è quella col, insomma, col carbone vegetale, no? Adesso fanno anche il pane nero, alcuni fanno anche le pizze nere, e quindi mi attira un po' così sta cosa esteticamente della farina con l'aggiunta, penso, del carbone vegetale. Insomma, non so se sia qualcosa di diverso a livello di farina o se c'è solo l'aggiunta, però io rispondo questo. Idem alla domanda numero 3, che dice: lievito di birra o lievito madre? Ma ragazzi, basta che sia lievito. Qui, oh, ma che sta dicendo questo? Ecco, lo so, sconvolgente. Basta che sia lievito, basta che sia una pizza, basta che sia una cosa, come dire, una cosa, ecco, non lo so. Metteteci, no, stavo vedendo perché. Metteteci il lievito che vi pare, ecco. Domanda numero 4. Prendi sempre la solita pizza o cambi gusti? Allora, io tendo effettivamente ad essere un po' conservatore sulla pizza. Cioè, prendo la mia diavola, così che non sbagli mai, perché è un po' più della margherita, ma è un po' meno di tante altre cose. Ho scoperto di non preferire particolarmente in questo momento le pizze a base bianca, cioè quelle senza pomodoro. Ecco che mentre ne parlo, capite, cioè... Bene, e tra l'altro a casa per cena non ho nulla. Quindi non amo moltissimo ultimamente le pizze a base bianca, quindi tendo a prendere pizze a base rossa e tendo a prendere sempre le solite. Ciò non vuol dire però che in qualche occasione io non abbia preso delle cose un po' più ricamate, però ci sono cose sulla pizza che io non sopporto, ecco, niente di tutto ciò che riguarda il mare, non mi piacciono le acciughe, per carità di Dio, e tutta una serie di questioni, per cui sono più o meno, alla fine, sono sul classico, via, sono sul classico, ecco. Domanda 5. Preferisci la pizza della pizzeria o quella fatta in casa? Preferisco la pizza della pizzeria in determinati momenti, cioè quando, dice Luca, in che momenti? Ecco, no, perché mo vai a trovare la spiegazione, cioè nel senso, è come il caffè, ok? Come il caffè del bar, che è sempre più buono del caffè che ti fai a casa con la moca. Nel caso della pizza, invece, la pizza fatta in casa quasi sempre è più buona di quella che prendi in pizzeria, però è più buona a livello di gusto, non ha mai la stessa consistenza di quella della pizzeria, non so se riesco a spiegarmi, perché non è chiaro neanche a me. Quindi la faccenda della, ecco, vedete, la pizza della pizzeria o quella fatta in casa, in realtà si gioca sul termine focaccia alla fine, cioè in pizzeria prendi la pizza, a casa fai quella che io chiamo focaccia, cioè... che non si chiama, penso, neanche così, cioè quella, come dire, quadrata, ecco, da teglia, cioè non quella tonda, non ha l'impasto della pizza, cioè l'impasto è quello, ma la resa è diversa. Si è capita una mazza, però, dice Luca, sì, ma che scegli? Quella fatta in casa perché posso mangiarne in quantità industriali, a differenza di quella della pizzeria, dove chiaramente, economicamente, ci si rimette. Ecco, diciamo così. Mi rendo conto di essere veramente impresentabile. Domanda numero 6. Pizza alta come da tradizione oppure no? Ragazzi, sì. Sì, perché quella è la pizza. Allora, il problema, diciamo, di Roma, ma immagino da Roma in su, non lo so, insomma, comunque a Roma c'è questo problema, che le pizze sono delle solette da scarpa, no? Quindi o ti arrivano sottilissime, croccantissime, e quindi tu dici, vabbè, a questo punto prendevo dei grissini, oppure ti arriva flaccidona, ok, immaginate una cosetta un po' flaccidona, ma sottilissima, dove tu praticamente se respiri buchi l'impasto. Ecco, quella non è una pizza, per cui io nel corso del tempo ho un po' affinato anche i posti sia in cui andare a mangiarla che...
da cui farsela portare a casa, perché la pizza è la pizza alta, poi tutto il resto si chiama ciabatta. Domanda numero 7. Hai mai assaggiato la pizza con la Nutella? E se sì, ti è piaciuta? L'ho assaggiata, mi stomaca. Non amo l'unione del salato e del dolce in nessun caso, praticamente. Non sono molto per cui, sapete, che ne so, pere e formaggio, là com'era quella cosa. L'unica cosa che mi piace molto è associare ad alcuni formaggi determinate tipologie di miele o di marmellata. Quella è una cosa che ho scoperto che mi piace molto, ma la pizza con la Nutella ve la lascio volentieri. Domanda 8. Componi la tua pizza ideale, puoi spendere quanto vuoi, ma devi scegliere minimo un ingrediente, massimo 6. Allora, sicuramente farei una base pomodoro e mozzarella. Ci metterei, ma ragazzi, alla fine io finisco sempre lì, cioè ci metterei, non so, in questo momento mi va qualcosa tipo patate e salsiccia, ecco, quindi diciamo che opterei per una pizza con questi ingredienti. Chiaramente la risposta cambierà da qui fino a mezz'ora, eccetera, eccetera, cioè è una cosa in costante evoluzione, ma al momento questo, poi qui parla di pizza ideale, per cui la mia pizza ideale è quella che non finisce mai, tu stacchi una fetta e lei si rifà. Ecco. Domanda 9. Acquisti pizze surgelate? E se sì, che marche e che gusti preferisci? Io non sopporto le pizze surgelate, le acquisto, non le acquisto mai. È capitato forse di mangiare pizze surgelate 10 volte in 27 anni di vita. Dice Luca, ammazza, ne dimostri 50, lo so, mi stai vedendo in uno dei periodi peggiori dell'anno. Quindi ragazzi miei, no, pizze surgelate, sì, ma cioè è veramente capitato raramente, mi fanno schifo, schifo non si può dire, è vero, ma non mi piacciono, non mi garbano e quindi stanno bene nei congelatori dei supermercati. Forse qualcuna più buona era quelle tipo Buitoni, non lo so. Però ragazzi, no, non ha senso, cioè a quel punto fai una spaghettata, ecco. Domanda 10. Se dovessi aprire una pizzeria, come sarebbe e come la chiameresti? Se io dovessi aprire una pizzeria, la pizzeria fallirebbe, perché io sono uno di quelli che davanti al carnet degli ingredienti, le aggiuntine, farebbe sempre dei piccoli assaggi, no? Quindi a parte che a un certo punto non uscirei più da dietro al bancone e manderei tutto in rovina. Ma se dovessi aprirla e non avere sempre fame, come invece ho, guarda qua che stacco tecnico, eh? Come si potrebbe chiamare una pizzeria? Io la chiamerei, vorrei un nome duro, ecco, un nome di quelli importanti, forti, quasi un ordine, ecco. Quindi la chiamerei tipo, che ne so, devi magnà, ecco. La chiamerei così, devi magnà. Perché? Perché in questa pizzeria, che sarebbe una mini dittatura praticamente, non solo non esisterebbero le mezze porzioni, ok? Quindi non esiste che tu mi dici, mi fai una pizza piccolina, perché te meno ed esci immediatamente fuori dal mio locale. Non esiste che qualcuno dica no, no, solo un assaggino. Allora, l'imperativo è che se varchi la soglia della mia pizzeria, devi magnà, appunto. Quindi niente persone che ordinano insalata, niente persone che vogliono le cosette così, niente persone che sono contente perché dice no, la cena è andata benissimo, abbiamo mangiato il giusto, non eravamo neanche appesantiti, ma se tu vai fuori a cena e quando ti alzi da tavola non sei appesantito, ok? Ma cazzo ci vai a fare fuori a cena? Rimani a casa tua, cioè rimani leggero e leggiadro lì dove stai. Chiaro o no il concetto della pizzeria mia? Quindi questo è il nome e queste sarebbero le regole. Ecco, chiaramente, prezzi modici perché la pizza deve essere di tutti, però dei magnà. Domanda 11, che non è una domanda, ma è lo step tagga qualcuno, è vero. Allora, io ho scritto i miei tre nomi qui sotto che mi piacerebbe facessero questo tag. Poi può essere che l'abbiano già fatto,
siano già stati taggati da qualcuno, non abbiano minimamente intenzione di farlo, lo vedono, dicono vabbè Luca, ma cioè piripì, benissimo tutto, e sono Gladys 78, a cui io praticamente sbologno tutti i tag della mia vita, e lei poi li fa, questa è la cosa bella di Gladys, che poi lei li fa, e quindi Gladys, parlaci della pizza, ecco, parlaci della pizza. Poi tirerei in ballo anche Life in Colors, che secondo me, lei pure c'ha una persona a cui piace mangiare, no? Quindi che sventura, cara Colors, noi che ci piace mangiare è una sventura, però... Lei secondo me saprebbe dare anche delle risposte, perché lei poi anche cucina, quindi magari nelle cose in casa, Life in Colors. E poi io taggerei ricette risate in pochi minuti, care mie, ecco, mo mi sono dimenticato i nomi, no, Clara e Mirella, allora, visto che i nomi, Clara e Mirella. Se c'amo, magari si chiamano, non lo so, Giovanna e Pasqualona, ma va bene uguale, se c'avete voglia e tempo, fate il pizza tag, perché chi meglio di voi che state in mezzo ai fornelli può dare un punto di vista sulla faccenda della pizza. Bene, allora ragazzi, io chiudo. Chiudo perché fa caldo, chiudo perché c'ho fame, chiudo perché vorrei riuscire a caricare questo video oggi, che è lunedì 26, ok? Quindi vorrei che arrivasse sulle vostre tavole esattamente per ora di cena, chiaro? Perché sarebbe carino se ci mangiassimo sta pizza insieme. Bene, e poi, insomma, noi ci becchiamo prossimamente, il mese sta finendo, ci sono una serie di video in programma che devo fare, non ultimo quello dei libri, delle letture del mese, che se tutto va bene ce l'ho una, ecco, giusto per darvi un'anticipazione. Quindi niente, ringrazio Riccardo, che saluto oltre che ringraziare, anche il mondo di Crafty Mary, che dovrò andare a vedere perché sinceramente mi manca all'appello. Bene. Ragazzi, vi saluto, qua sta crollando tutto, noi ci vediamo the next time, va bene? Ecco, sempre peggio, sempre più brutti, ma sempre qui.